Dopo una campagna elettorale ricca di tensioni, il presidente armeno, Serge Sargsyan, è stato rieletto per un secondo mandato. I primi exit poll gli attribuiscono il 60% dei voti. Il capo dello Stato ha lasciato le briciole ai suoi avversari, forte del rilancio dell'economia armena, che nel 2012 ha registrato una crescita record del 7%. Dopo di lui, l'ex ministro degli esteri Rafi Ovanisyan, poco oltre il 30%, mentre gli altri 5 aspiranti non arrivano al 5% dei voti. La campagna elettorale era stata funestata dal tentativo di uccidere un candidato, episodio ancora avvolto nel mistero. Un ulteriore segnale di tensione si è verificato in un seggio della capitale Erevan. In segno di protesta contro tutti i candidati, un elettore ha mangiato la scheda. Le autorità sperano che non si ripetano gli scontri che nel 2008, anno della prima elezione di Sargsyan, causarono 10 morti.